Noi isoliamo degli oggetti definendone delle proprietà, ma questi oggetti ci sono già, hanno una loro stabilità, secondo Gödel. Una volta, appunto, a chi gli chiedeva queste cose, aveva risposto che secondo lui gli oggetti della matematica avevano lo stesso tipo di esistenza degli oggetti reali, e il fatto che noi, come dire, in qualche modo li andiamo a scoprire o abbiamo degli effetti di distorsione rispetto alla loro esistenza non era dissimile, a suo parere, dagli effetti che si hanno quando io immergo un bastone nell'acqua, lo vedo che si piega, ma in realtà il bastone non si piega affatto, rimane stabile, eccetera. Ora, questo tipo di filosofia naturalmente è molto diffusa tra i matematici, direi che è la filosofia spontanea dei matematici, con massimo rispetto per un'autorità come Gödel, ma è una delle possibili filosofie che ci sono oggi in matematica. Cioè, molti grandi anche matematici hanno filosofie diverse, insomma, non credono all'esistenza degli oggetti in questo senso di tipo platonico, e quindi diciamo non accettano un modo di ragionare in matematica che, per fare un esempio senza entrare in grandissimi dettagli, è come quello degli esploratori, no? Del Cinquecento. Non è che hanno inventato gli Stati Uniti, l'America, hanno scoperto nel senso qualcosa che c'era già, sono andati a esplorarlo e si muovevano, no? Battezzando fiori, piante, montagne, eccetera, ma che c'erano già. E i matematici, secondo questa idea platonica, fanno lo stesso, si aggirano in questo mondo di idee matematiche e battezzano oggetti, gruppi ideali, ultrafiltri e quant'altro. E c'è invece chi non crede a questo tipo di atteggiamento, a questo modo di pensare, insomma, agli oggetti matematici, e invece pensa che siano gli uomini che li creano, questi oggetti, non che esistano da qualche parte che poi noi andiamo a pescarli. Che non esistono finché nessuno viene in mente di definirli e di stabilirne le proprietà. Ecco, credo che questa sia una come si può dire, una distinzione abbastanza radicale. Io mi ricordo, appunto, di aver, siccome citava De Giorgi, insomma, mi ricordo di aver parlato a suo tempo di queste cose con De Giorgi. De Giorgi era uno che aveva una, intanto era un grandissimo matematico, per chi in questa sala non sa chi fosse, grandissimo matematico, certamente il più grande matematico che abbiamo avuto in Italia nella seconda metà del secolo scorso, e però al tempo stesso, come dire, con una posizione, con una filosofia della matematica, le sue idee, insomma, alimentata da una concezione a cui faceva riferimento prima signora che mi ha chiesto la domanda, di tipo platonico, religioso. Ecco, questa era l'idea di De Giorgi.